Buonasera e bentrovati al nostro TG Sport. Partiamo subito con la notizia che riguarda la Pistoiese. È ufficiale, la Pistoiese parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Approvata l'iscrizione per la stagione 2023-2024, a comunicarlo il club arancione, una notizia che tutti aspettavano per poter così pensare davvero adesso alla prossima stagione. La società continuerà quindi a lavorare per l'allestimento della squadra che, ricordiamo, inizierà il ritiro il prossimo 26 luglio in Umbria. Restiamo in Serie D perché oggi è stata anche la giornata del passaggio di proprietà per l'Aianese Calcio 1923. La società neroverde ha comunicato che è stato definito il preliminare per il passaggio di proprietà dal pacchetto societario del 90% dall'Arte dello Sport SRL alla Financing Consulting Advisor SRL supportata dal gruppo AF Costruzioni SPA. Fra l'altro lo stesso gruppo che qualche settimana fa aveva mostrato apertamente interesse nei confronti della Pistoiese. L'obiettivo principale del nuovo assetto societario, si legge nel comunicato ufficiale dell'Aianese Calcio, è quello di fornire nuova linfa all'intera area sportiva e un nuovo management al club, dando così continuità al percorso fatto intraprendere dall'Arte dello Sport all'Aianese Calcio 1923, creando una società più strutturata e più solida che possa portare in alto i nostri colori e la nostra gloriosa società nell'anno del centenario e che possa ambire ad un campionato davvero. L'Arte dello Sport rimarrà ugualmente all'interno della società con una quota del 10%, con mandato per la gestione dei rapporti marketing e pubblicitari attraverso la realizzazione di una serie di iniziative che verranno poi intraprese durante tutta la stagione. Nei prossimi giorni poi è in programma anche la presentazione ufficiale dell'intero staff dirigenziale. E dal calcio passiamo al basket, alla Serie A. Il presidente e il direttore generale del Pistoia Basket hanno parlato del presente e del futuro della società. Si lavora con il Pistoia Basket per renderlo un marchio toscano. Sì, si lavora con il Pistoia Basket per renderlo un marchio toscano. Questo fa parte del nostro progetto, come già più volte comunicato, quindi dovremo allargare i confini e gli orizzonti, quindi consolidare quello che c'è di buono nel nostro territorio, ma aprire alla dimensione regionale, perché ovviamente rappresentiamo l'intera regione, è una grossa responsabilità, ma stiamo lavorando su più tavoli per fare questo. Pistoia che dopo qualche anno torna anche al Trofeo Lovari. Sì, è un trofeo importante dove ci cominceremo a misurare con realtà della nostra dimensione, quindi sicuramente è un bel banco di prova. Andiamo a vedere che cosa succederà ai primi di settembre, anche se sappiamo benissimo che quello che conta è quello che succede al primo ottobre in poi. La campagna abbonamenti come sta andando? Diciamo che siamo abbastanza soddisfatti, siamo attorno alle 600 unità di abbonamenti effettuati. E ritengo che possiamo avvicinarsi alla quota 1000 prima della chiusura estiva. Credo che la società stia facendo uno sforzo notevole e la vicinanza della città in tutti i suoi aspetti per noi è molto importante. L'aspetto economico è indubbiamente fondamentale, ma è importante anche sapere che abbiamo un esercito che ci segue, quindi la gente di Pistoia, i nostri tifosi, le istituzioni e tutto l'aspetto poi di sponsorship che via via riusciremo a chiudere. Marco Sambugaro sta facendo un buon lavoro, con Nicola si stanno sentendo quotidianamente, questa è una loro responsabilità, mi fido ciecamente di quello che stanno mettendo in campo. Partire da un nucleo storico sia importante perché abbiamo visto che cosa ha voluto dire negli ultimi anni poter contare su un gruppo affiatato dentro e fuori dal campo. C'è molta fiducia, ci sono molte realtà nuove che si stanno avvicinando al club, stiamo lavorando intensamente e cercheremo di portare a casa i migliori risultati possibili. Da parte della federazione quali sono stati i commenti del ritorno di Pistoia in Serie A? Commenti tutti molto positivi, noi non avevamo dubbi sul nostro operato, quindi aspettavamo solo la ratifica ufficiale, ma eravamo pienamente convinti di aver fatto con pieno dovere i nostri compiti e eravamo anche pienamente convinti che saremmo stati graditi ospiti nel massimo campionato.
Restiamo in casa Pistoia Basket, rinnovato con un triennale il contratto con il responsabile tecnico della Pistoia Basket Academy, Cristiano Biagini, volto ormai storico della pallacanestro giovanile cittadina, con esperienze passate anche come assistente della prima squadra. Oltre che da capo allenatore in Serie B, Biagini da quasi due decenni fa parte dello staff dell'Academy, sia come allenatore e successivamente anche come responsabile, coadiuvato in tutto e per tutto dal presidente Stefano Della Rosa. Nella prossima stagione, con il nuovo approdo della prima squadra in Serie A, ci sarà la necessità di un under 19 eccellenza di livello che dovrà dire la sua anche nella Next Gen Cup, una vetrina notevole, mentre nelle prossime settimane saranno svelati anche tutti i vari gruppi che saranno allestiti. Scendiamo in Serie B. La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto gli accoppiamenti e la formula della Supercoppa LNP Old Wild West 2023 di Serie B nazionale. Si partirà subito con il derby termale. Alla Palaterme saranno gli Aironi a giocare in casa, Fabo, Erons e Gemma Montecatini il 9 settembre, e in casa giocherà appunto la Fabo per il miglior piazzamento della stagione scorsa. Le 36 squadre della Serie B nazionale 2023-2024 sono inserite in un tabellone con turni in gara unica ad eliminazione diretta. La squadra con la miglior posizione in riferimento alla stagione 2022-2023 gioca ogni turno in casa. Nel primo turno le squadre vengono ridotte da 36 a 18, nel secondo da 18 a 9. Al termine del secondo turno la squadra tra le 9 vincitrici con la peggior differenza canestri riguardo alle gare dei primi due turni viene eliminata. Restano quindi 8 squadre. Si disputano poi i quarti di finale, sempre in gara unica. Le 4 vincenti accedono alle Final Four in sede ancora da stabilire. E a proposito di Serie B, di Montecatini, c'è un nuovo arrivo in casa della Gema. È il terzo acquisto di mercato per la prossima stagione. Si tratta di Federico Pirani, centro, classe 2002, nativo di Torino. Nelle ultime due stagioni ha indossato prima in A2 la maglia del Reale Mutua Torino. Lo scorso anno invece era a Ruvo di Puglia, nella girone D della Serie B. Stagione in cui ha giocato una media di 12 minuti, segnando 4,3 punti e prendendo due rimbalzi come cambio dei titolari nel pitturato. Medaglia d'argento per la pistoiese Viola Peccioli, che fa parte del Centro Sportivo Carabinieri. Parliamo di tiro a volo nella graduatoria squadre al Gran Campionato del Mondo di Tiro a Volo specialità skit. I mondiali si svolgono in Corea del Sud. Italia seconda, prima la Slovacchia, terzi sono stati invece gli Stati Uniti. Insieme a Viola Peccioli le compagne Sara Bongini e Damiana Paolacci. E un'altra soddisfazione arriva nella scherma per Tommaso Martini, che è stato convocato nella rappresentativa della Nazionale Italiana di Scherma per le Universiadi Estive 2023. Sia a livello individuale che a squadre, i giochi si svolgeranno in Cina dal 28 luglio all'8 agosto prossimi. Grande soddisfazione per l'atleta in forza al Centro Sportivo Carabinieri, che si allena al club Scherma Aiana. Ed è tutto, il TG Sport termina qua, grazie per essere stati con noi, però continuate a restare con noi per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti e una buona serata.